Mister Achille Grieco, improvvisamente è finita la tua avventura a Prata e subito dopo ne è iniziata un'altra. Eh sì, infatti appena finita la mia disavventura a Prata Sannita ho ricevuto nella stessa serata la telefonata del mio carissimo amico Salvatore Sauchella, presidente dell'Audax Pietramelara, che mi ha coinvolto nel progetto di Pietramelara. Io ho ascoltato attentamente le parole del presidente, che è un progetto che attualmente è un poco in fase di stallo, perché si sono partiti in netto ritardo, però è un progetto in crescita per il futuro e io ho sposato questo progetto. Attualmente ricoprerò il ruolo di direttore generale al fianco del presidente Sauchella. E poi chissà, a me il mio ruolo è sempre quello di fare l'allenatore, quindi spero in futuro di fare anche l'allenatore nell'Audax Pietramelara. Tecnicamente che squadra state allestendo? Tecnicamente la squadra è buona, anche se numericamente siamo corti, la coperta è corta, ci vorrebbero almeno un altro paio di elementi, un elemento per reparti, giusto per dirla. Mo vedremo le offerte che ci potremo prendere sul mercato, anche se teniamo presente che siamo in netto ritardo, però vediamo. La squadra più o meno è la stessa dell'anno scorso, qualcuno se n'è andato, ci sono state un po' di difficoltà con gli allenamenti perché sono tutti lavoratori, vanno quasi tutti alla Ferrarelle, stagionale alla Ferrarelle, tu lo sai, qua è il paese delle acque minerali, quindi i ragazzi li prendono stagionali, ma cercheremo di drizzare la barca e fare un campionato, non dico vincente, ma almeno per puntare ai playoff. Un campionato nel Molise, quindi vogliamo sfatare anche il tabù che il campionato molisano non è inferiore a quello campano. Allora, il campionato molisano, l'ho sempre detto, non è affatto inferiore. Ci sono delle squadre che vanno per la maggiore, che giocano per i primi posti, che competeranno, potrebbero competere pure con il calcio campano, perché sono attrezzate veramente. Non sono 16 squadre quelle attrezzate, ma 8-9 sono attrezzate, sicuro. E fra queste 8-9 ci dobbiamo mettere per forza di cosa le campane. Per esempio la mia ex squadra, Real Prato, che ha fatto una grande campagna acquisti, il direttore sportivo Roberto Daniello e il presidente Lauro e il vicepresidente Riccio hanno fatto belle cose, con tutti gli altri dirigenti ovviamente. Thomas Scalera, il mio compaesano, ha fatto attrezzato una squadra per vincere il campionato. Non ci dimentichiamo le solite 3-4 molisane tipo Rocca d'Avindola, come si chiama là, quella che è scesa dall'eccellenza. No, Passo Girardi, una squadra che è scesa dall'eccellenza, poi mi sono dimenticato il nome, che sicuramente competerà per vincere il campionato. È una sorta di promozione 2. Questo è un campionato di prima categoria, è come l'anno scorso. L'anno scorso, vi ricordate, erano tutte squadre campane nei primi posti, così pure sarà quest'anno. Abbiamo perso qualcosa, per esempio, che devo dire, Mignano, non so se si è iscritta o meno, però le campane saranno sicuramente tra le prime. Poi mettiamoci Rocca d'Avindola e queste altre squadre qua del Molise, Isernia pure, ci sta una squadra di prima categoria isernina che è buona, ottima, e quindi giocheremo con queste squadre. Pietramelara, il progetto di Pietramelara è buono, però è un poco, siamo un poco in ritardo, abbastanza in ritardo, però riusciremo a drizzare la barca in tempo. Sicuramente l'anno prossimo non sarà un campionato vincente, ma un campionato dignitoso. Fra 2 anni disputeremo un campionato di vertice.